Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Juventus-Parma, che la partita finisce 3-1 per la Juventus. Vince la Juventus dopo la caduta contro l'Atalanta, dopo aver perso contro l'Atalanta. La Juventus inizia questo nuovo... Cioè smaltisce quella sconfitta con questa vittoria contro il Parma, perché veramente cioè, per me non è stato facile, per la Juventus non è stato facile vincere contro il Parma, perché comunque il Parma l'ha messa in difficoltà nel primo tempo, però poi è riuscito a pareggiare e subito poi nel secondo tempo è riuscito ad andare subito in vantaggio. Però dico, il Parma dell'anno scorso lo vedevo più bravo difensivamente. Invece questo Parma, il Parma di quest'anno, secondo me la dirigenza ha sbagliato a cacciare da Versa per poi prendere Liverano e per poi prendere di nuovo da Versa. Secondo me da Versa doveva rimanere e doveva continuare da Versa, perché comunque il Parma, ricordiamoci che l'anno scorso ha fatto un bel campionato con la Sapezza tranquilla. Invece quest'anno è retrocesso, perché già è tutto fatto per la retrocessione. Invece poi gli altri risultati sempre di queste partite: l'Inter che sta al 95esimo ancora 1-1 contro lo Spezia, però questo Spezia che vince con, cioè non vince, sta pareggiando con un tiri totale 1, tiri in porta 1, possesso palla 36%, Spezia 64%, Inter abbiamo detto un tiro totale per lo Spezia, 20 tiri l'Inter, un tiro in porta per lo Spezia, 5 l'Inter. Quindi l'Inter si vede dalle statistiche, io non l'ho vista la partita, ho visto solo la partita della Juventus. Già si vede dalle statistiche che l'Inter ha dominato, penso, perché ho visto 20 tiri a porta. Terminata Spezia-Inter, pareggia l'Inter. E qua il Milan, per esempio, poteva recuperare i punti sull'Inter. E recuperare punti, si portava... Cioè, si vincesse, si portava... 7 punti di stacco, mi sembra. Vabbè, comunque il Milan ha fatto sta, non ha vinto, però... Comunque, ragazzi, poi le altre partite è stata Crotone-Sampdoria, la Sampdoria vince 1-0, vince con un risultato misero, 1-0, e invece poi il Cagliari segna, cioè Joao Pedro che ce l'ha fantacalcio sul rigore, un gol allunato e un rigore. Comunque ragazzi, poi Ronaldo non l'ho messo, l'ho messo in panchina, mi ha preso 5 metri, non so quando mi ha preso, 5 mi sembra, non ha segnato, e quindi meno male, perché poi se mi segnava in panchina ci rimanevo male, ho fatto questa scelta di non metterlo, ho messo Morata che poi è subentrata alla fine, Correa e Gio Pedro. Quindi speriamo che questa scelta mi porta ad un buon risultato contro il primo posto. Comunque poi Cagliari vince 1-0, grande vittoria per la sfida salvezza. Comunque 96esimo, cioè sta Bologna-Torino 96esimo, ancora 1-1. Bel punto, perché a Bologna è sempre difficile. È difficile andare lì e vincere la partita, quindi sempre difficile. Comunque questo Cagliari secondo me si può salvare, però sarà difficile. Comunque lo Spezia ottiene un punto d'oro,
Punto d'oro, si vede che ha trovato un Pattizza lì dietro in difesa. Questo punto d'oro che porta a stare 33 punti. Poi il Benevento, anche lui conquista il punto contro il Genoa. Qua per me a rischio, per me non c'è tanto il Torino, ma quelli stanno a pari punti. Ma no, la squadra qua fa la differenza. Il Torino per me ha più qualità del Benevento e quindi per me il Benevento è a rischio. È a rischio di retrocessione se non si dà una svegliata, se non ci dà una svelta qua il Benevento va a finire male dopo un bel inizio di campionato. Quindi perché il Torino non lo vedo in Serie B, eh? Il Torino non lo vedo in Serie B. Se si salva il Cagliari, secondo me il Benevento scende. Il Benevento scende. Ma comunque è terminata anche Torino-Bologna-Torino e niente, ragazzi. Ronaldo nervoso, non trova il segno anche questa volta. Mi segna dei like e anche l'assist. E anche l'assist, sempre al fantacalcio. Spero che andrà tutto bene a questo fantacalcio. Comunque, Alessandro, doppietta. Grandissima partita, grandissima partita. E niente, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like. Iscrivetevi al canale. E niente, aspettiamo la partita di domani. L'aspettiamo a braccia aperte. Perché qualsiasi risultato succeda, vediamo, giochiamo e vediamo. E niente, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e niente, ciao ragazzi.